giocando con la bambina. Giocando con la bambina.
Ciotti. Questo è un progetto un po' particolare, lo sappiamo, non ci sono le voci, ma stanno nel computer, la magia della tecnologia. Scusate, siamo un pochettino provati perché arriviamo direttamente dal palco di Melpignano, quindi è stato anche difficile raggiungere questo palco. Il progetto si chiama Sheblasta, per chi fosse interessato al nostro nome, e magari seguirci sui social, magari, anche no, quello che volete. È un progetto basato sulla circolarità, sulla ripetizione e sul parossismo, quindi ci saranno tantissime pizziche, un po' modificate, un po' di musica techno, un po' di dance, intellectual dance, come hanno detto in Finlandia. Il prossimo è un brano che mischia la pizzica pizzica e la cumbia, e lo facciamo con un mantra. Aspettate che devo fare una cosa. Lo facciamo con un mantra. Sapete che cos'è un mantra? Ok. Questo mantra fa pressappoco così. È un gioco di parole, poi chi lo capisce lo capisce. Chi non lo capisce, lo capisce. E mi pizzica lo tu, e mi pizzica lo tu, e mi pizzica lo tu, cali pizzica lo tu, e mi pizzica lo tu, cali pizzica lo tu. La pizzica o la cumbia, e mi pizzica o lo tu, lo possiamo fare tutti insieme, altrimenti non è un mantra e non funziona. E mi pizzica o lo tu, e mi pizzica o la cumbia, e mi pizzica o lo tu, e mi pizzica o lo tu, e mi pizzica o lo tu, cani pizzica o lo tu, e mi pizzica o lo tu, cani pizzica o lo tu, e la pizzica o la cumbia, e mi pizzica o lo tu, cani pizzica o lo tu, e mi pizzica o lo tu, cani pizzica o lo tu, e mi pizzica o lo tu, cani pizzica. Ancora, ancora. Enni pizzi caolo, cani pizzi caolo, enni pizzi caolo, cani pizzi caolo, enni pizzi caolo, cani pizzi caolo, e la pizzi caola cumbia. Arriva. Thank you.
brano è un'invocazione a un santo simpatico e glielo facciamo fare a sorpresa a Giancarlo Paglialunga. Forse non si è sentito bene. La facciamo fare a sorpresa a Giancarlo Paglialunga. Era per caso qua. E siccome ha detto vi vengo a sentire, e noi gli abbiamo rubato un brano. E lui ha detto perché avete fatto questa cosa? La posso cantare io, la canto meglio. Va bene. Buonasera signori. Grazie Plasta, un applauso forte. Carlo Paglialunga. Grazie. Evidentemente non ha sentito bene.
Giancarlo Paglialunga, Peppo Grassi al mandolino, Mario Esposito al basso. Adesso facciamo un brano che è un pochettino, un po' d'amore, diciamo, un po' così. E visto che è venuto un altro, aspetta che sto parlando, non si fa questa cosa. Visto che è venuto un altro amico a salutarci, lo facciamo salire sul palco e poi quello che succede, succede. Alessandro Monteduro. Praticamente li abbiamo scomodati tutti, li abbiamo fatti venire da Melpignano, apposta. Allora, questo brano si chiama Amore Amore, con due M, perché la signorina che sta nel computer dice così, quindi l'abbiamo scritto così.
c'è un paese. Viva ancora una tradizione di barbieri musicisti. E questi un tempo usavano fare la barba e suonare. E al garzone di bottega si insegnava a fare i capelli e si insegnava a suonare prima la chitarra, poi la mandola e poi sarà bravo il mandolino. A Nardò noi avevamo maestro Luigi Stefani che faceva la barba, i capelli, le flebo e suonava il violino e le tarantelle. Noi invece abbiamo Peppo Grassi da San Vito dei Normanni e forse potete intuire che stiamo facendo la pizzica di Nardò. Ah no, scusate, la pizzica di San Vito dei Normanni. A modo nostro. Giancarlo Paglialunga. Thank you.
Giancarlo Vaglialunga. Forte l'applauso per Ascellasta, forte! Tartaro! Lo rifacciamo, Giancarlo Vaglialunga. Ascellasta! Alessandro Monteduro. Mario Esposito e da San Vito Peppo Grassi. Peppo Grassi. Grazie, sapete con le cuffie non si sente molto. Facciamo un altro brano che si chiama Sette Colori, lo trovate su Spotify e l'hanno cantato per noi Enza Pagliara, che non credo ci sia, possiamo fare tutto questo, però io ti sento, quindi mi rompi le palle. E Alessia Tondo, Enza Pagliara e Alessia Tondo, e noi andiamo.
facciamo un altro, questo è un altro mantra. Mi sento. Oh, Roberto Ghiga. Grazie. Ho staccato il microfono, no? Vuoi l'acqua? Non la posso lanciare, non c'è l'acqua. Si raccoglie qualcheduno. Dicevo, questo è un altro mantra che ha fatto Mario Esposito. Ed ha la tipica cadenza, diciamo, del sud, del Salento. È un brano che incita al movimento ed è stranamente una pizzica. Grazie.
Cutrofiano, abbiamo fatto San Vito, Martano, andiamo a Cutrofiano.
arrivati. Mancano le ultime due, una è questa. All'ultimo brano, e volevo invitare tutti i tecnici sul palco.
così facciamo un po' di casino. Vai! Tutti i tecnici sul palco, anche i backliner possono salire. Vai! Giacomo, vieni, me. Fabio, no, niente. Giacomo forse prima di rimanere di là. Vieni, me. Fabio, nessuno vuole salire, come facciamo? Anche Gianni, eh? Gianni, sali, sali. Facciamo un grandissimo applauso a questi ragazzi che hanno lavorato tutti i giorni, tutte le notti per rendere possibile questo festival dal 3 agosto fino ad oggi. Si sono immortalati. Quello che vedete è opera loro. Lo so che non è un bel vedere, però. Per noi e per voi, Giacomo Quarta in regia. Grazie Giacomo. Statene, grande prova. La magia della tecnologia. Grazie a tutti, ci sono anche dei fotografi, possiamo farci una foto così e una foto così. Colà. Gianni, anche i signori della sicurezza, eh. Signori e signore della sicurezza. Ah, uno che è un tecnico che fa la foto o mette la macchinetta e poi torna. Che macello, che bello. Intanto mando un look così non sembriamo in silenzio. Un applauso per i tecnici. Ho già detto che è l'ultimo brano. Forse no. Yeah.
grazie a tutti. Grazie ai tecnici, a chi ha lavorato, grazie ad Alessandro Monteduro, che dopo una giornata intera di lavoro è venuto qua a fare la schiumetta. Peppo Grassi, lo ridico, Peppo Grassi, Mario Esposito, Alessandro Monteduro, Giancarlo Paglialunga che è stato con noi prima, grazie, Roberto Chiga, grazie a Enzia e Alessia che hanno collaborato con noi, grazie a Fabio e alla Notte della Taranta. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Thank you.
primo brano e volevo invitare tutti i tecnici sul palco, così facciamo un po' di casino. Vai! Tutti i tecnici sul palco, anche i backliner possono salire. Vai! Giacomo, vieni, me? Fabio, no, niente. Giacomo forse deve rimanere di là. Vieni, me? Fabio, nessuno vuole salire, come facciamo? Anche Gianni, eh? Gianni, sali, sali. Facciamo un grandissimo applauso a questi ragazzi che hanno lavorato tutti i giorni, tutte le notti per rendere possibile questo festival. Dal 3 agosto fino ad oggi si sono immortalati. Quello che vedete è opera loro. Lo so che non è un bel vedere, però. Per noi e per voi Giacomo Quarta in regia. Grazie Giacomo. Sta bene, grande prova. La magia della tecnologia. Grazie a tutti, ci sono anche dei fotografi, possiamo farci una foto così e una foto così. O là. Gianni, anche dove sei? Della sicurezza, eh? Signori e signore della sicurezza. Ah, uno che è un tecnico che fa la foto o mette la macchinetta e poi torna. Che macello, che bello. Intanto mando un loop così non sembriamo in silenzio. Un applauso per i tecnici. Ho già detto che è l'ultimo brano. Forse no. Luna,
grazie a tutti. Grazie ai tecnici, a chi ha lavorato, grazie ad Alessandro Monteduro, che dopo una giornata intera di lavoro è venuto qua a fare la schiumetta. Peppo Grassi, lo ridico, Peppo Grassi, Mario Esposito, Alessandro Monteduro, Giancarlo Paglialunga che è stato con noi prima, grazie, Roberto Chiga, grazie a Enza e Alessia che hanno collaborato con noi, grazie a Fabio e alla Notte della Taranta. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao.